Giugno è il mese del Pride, ma con la lotta e la resistenza siamo riusciti a far rispettare diritti importantissimi e necessari? In parte sì, ma ancora oggi alcuni diritti molto importanti sono ancora una conquista per la quale combattere. Il matrimonio egualitario. Molti attivisti chiedono il riconoscimento del matrimonio egualitario, che garantirebbe piena parità con le coppie eterosessuali. Se la base è l'amore e il reciproco sostegno, perché mai dovrebbe esserci differenza di diritto tra un matrimonio eterosessuale e un matrimonio omosessuale? L'adozione congiunta. La possibilità per le coppie omosessuali di adottare bambini insieme è ancora un diritto da conquistare. Ma sappiamo che i bambini per crescere hanno bisogno di figure genitoriali all'altezza, che siano soprattutto di esempio ed ottimi educatori. Perché una coppia eterosessuale dovrebbe essere più capace di una omosessuale? Le leggi contro l'omotransfobia. Nonostante ci siano leggi contro le discriminazioni, molte persone LGBTQ+ continuano a subire violenze e discriminazioni. Una legge specifica contro l'omotransfobia sarebbe davvero necessaria per sostenere chi è evidentemente la parte aggredita e spesso più debole. Ricorda, il miglior modo per difendere i tuoi diritti è combattere anche per quelli degli altri.